Per la manifestazione è doveroso iniziare con i ringraziamenti innanzitutto a Claudio Saltarello per l'associazione Saluto, vedo gli amici del direttivo, quindi, che si sono adoperati ormai da 3 anni per tentativo di dare un'attività a questa giornata della Repubblica. Grazie all'amministrazione comunale di Solalieri, Sindaco Quadrini, ma soprattutto l'amico assessore Lucio Marziale, con cui abbiamo una lunga frequentazione culturale. Ringrazio la Padre di Casamare per aver dato maggiore dignità a questa manifestazione, perché avere un rappresentante di quella comunità monastica che così è stata, come dire, flagellata, colpita dall'ira inconsulta dei Giacobini. È una cosa che a me personalmente non soltanto, voglio dire, mi fa piacere, ma mi commuove, diciamo, perché avere dei rappresentanti di quella comunità che così è stata barbaramente trattata è un qualcosa che non accade tutti i giorni. Ringrazio la comunità di Isola del Liri, ringrazio la società operaria di Mutuo Soccorso con cui ci siamo sentiti, con cui cerchiamo di collaborare, perché questa è una giornata che non è di Claudio Saltarelli, di Fernando Riccardi, dell'Associazione Tettinaria e di anche della Società Operaia di Mutuo Soccorso. È una ricorrenza, è una duplice di pane, no? Perché domani sarà anche un altro programma, è dedicato a quelli che noi giustamente abbiamo ribattezzato i martiri del 1799, non di Isola di Isola, ma i martiri del 1799. Qualche anno fa io pubblicai un saggio sulla rissa cistercense che riguardava proprio le drammatiche vicende del 1799 in Alta Terra di Valle. Questo libretto, questo busto, questo pamphlet che oggi presentiamo è altro non è se non un'edizione riveduta, ampliata e anche un po' corretta di quello che uscì, credo nel 2007-2008, adesso non ricordo con precisione. Abbiamo ricostruito queste vicende perché di eventi drammatici come quelli di Isola Liri del 12 maggio 1799, giorno di Pentecoste, di cui già ha parlato l'amico Marziale, che portò alla morte di 537 persone, di cui solo 350 vennero massacrati, letteralmente massacrati in questa chiesa di San Lorenzo Martire. Ci sono delle cronache dell'epoca che sono raccapriccianti quando raccontano in che condizioni poi qualche giorno dopo vennero trovati questi poveri resti qui della chiesa di San Lorenzo. C'è un cronista che dice che per il troppo sangue versato le acque del Rio si colorarono di rosso. Perché è vero, come diceva l'amico Lucio, che oggi i massacri sono un po' ad ogni latitudine, no? Il mondo è pieno, in Siria, in Afghanistan, in Iraq, però si già ripiega ammazzare 537 persone in un solo giorno, che è una cosa che con la spada, quindi con mezzi proprio mondiali, è una cosa che anche oggi testa raccapriccio, anche in questa società che purtroppo è guerra fondai, per cui noi dovremmo essere abituati, però vedere ammazzato, vedere il liber mortuorum della chiesa di San Lorenzo, dove l'arciprete di Conosce scrive pagine e pagine di questi morti, e fino a raccontarne 537, è un qualcosa che è veramente raccapricciante, fa venire i brividi. Ma purtroppo Isola Liri non è stata l'unica che ha patito questi eccidi, questi massacri. Abbiamo detto della comunità monastica di Casamare, dove 6 monaci di santa vita vengono presi a sciabolare, soltanto perché cercavano di raccogliere la terra le sacre partite che gli empi Giacobini avevano sparso sul terreno dopo aver scassinato il cipolio, quindi preso i fissili e buttate le sacre partite, ma ecco, ammazzati a sciabolate solo per aver cercato di prendere le ostie consacrate e di riporle nel loro posto. 6 martiri, 6 monaci di Santa Vita, ironia della sorte, 4 di questi monaci erano francesi.
Erano francesi appunto, caro Gennaro, erano scappati via, guardi, i venti della rivoluzione, il furiano, lo vedevano lui a Casamare, a rifugiarsi nel nord, a di Casamare, in teoria della sorte, teoria della sorte, diciamo, tragica, hanno trovato la morte proprio scappando dalla Francia e per mano le loro condizioni. Siamo contenti di sapere che Papate Tanzi ce lo ha confermato anche stasera, che il processo di canonizzazione ormai è arrivato a, non dico la fase conclusiva, ma sta veramente a buon punto, anche perché noi a ogni anno, e lo faremo anche quest'anno, siamo andati a omaggiare i martiri di Casamare, dove l'abbazia di Casamare, entrando a destra c'è un altare austero, bianco, marmoreo, che ricorda proprio il sacrificio di questi sei martiri di Casamare. Ma non è neanche solo Casamare, quindi ho detto neanche l'isola e Casamare hanno dovuto subire queste defattezze. Da San Germano, Molière da Cassino, fino a Somma, che era l'alta terra di lavoro, c'è una lunga scia di sangue che corre quasi parallela alla via Casimira e poi alla strada Valle del Vino. Perché i Giacobini hanno fatto guai grossi a Monte Cassino, a Villa Santa Lucia, a Piedimonte San Germano, dove stiamo ultimando le ricerche, dove abbiamo trovato altre 6-7 morti che prima non erano stati censiti. E poi è andato avanti ad Aquino, e poi è andato avanti a Rocca Secca, poi ad Arci, grazie alle ricerche dell'amico avvocato Ferdinando Corradini, e poi a Fontanarino, ne parlavamo prima con il coltello del Ditto, e poi sono amici. Ci mangio il giorno di Pentecoste, poi a Casamare il giorno dopo, e poi a Porrino. Porrino, che è una famosa frazione di Monte San Giovanni Campano, dove vennero ammazzate, ricordo bene, 10 persone, di cui una certa Maria Peri, ancora 72 anni, venne bruciata viva in piazza. E stiamo parlando di defattezza al massimo livello. Io chiaramente non vi racconterò tutto il libretto perché sono poche pagine, quindi avrete modo, se vorrete, di leggerlo. Mi limito soltanto a tratteggiare di qua e di là qualche episodio che possono far rendere conto di quanto efferata sia stata il comportamento dei Giacobini in quell'occasione. Intanto fermiamoci a San Germano, di Arda Cassino. Monte Cassino viene distrutto, viene incendiato, viene data alle fiamme. Si fanno in chiesa delle processioni con asini vestiti con i paraventi sacri, perché i francesi avevano una caratteristica molto semplice: la prima cosa con cui se la pigliavano erano i luoghi di culto, e le chiese venivano tutte trasformate in stalle per cavalli. Anche la chiesa di Arci subisce per esempio questa, anche qui a San Lorenzo. Succede anche a Monte Cassino, dove gli asini vengono vestiti con i paraventi sacri e dove un soldato Giacobino vestito da abate si è messo all'organo e invece di intonare i canti sacri intonava la Marsigliese. Quindi era evidente, insomma, perché erano atei, erano ebidi, erano non credevano, insomma, erano discredenti, insomma, i Giacobini, per cui era facile che succedessero queste cose. Ma viene distrutto anche il preziosissimo archivio di Monte Cassino. Voi sapete che l'archivio di Monte Cassino è uno dei più importanti del mondo, non soltanto dell'Italia, del mondo. Ebbene, sapete che fine fanno le pergamene dell'Alto Medioevo? Vengono utilizzate per incartare i salami e il baccalà. Quindi si perde a un padre dei vini umani un patrimonio culturale di inestimabile valore. E non parliamo di oggetti preziosi, cartellabili d'argento, insomma, vengono tutti traficati e portati in Francia come il bottino di olio. Ma non finisce qui, perché dopo aver distrutto l'abbazia, i Giacobini scendono in basso nella città di San Germano e succede ad un sacerdote di Santa Lina più o meno quello che era successo a Casamare, quando un soldato francese vuole decapitare la statua della Madonna. Un monaco anziano, un prete, un sacerdote anziano di Santa Lina, ci fa ferma, che fai? E questo viene finito a Chambord.
Ecco, ammazzate circa un centinaio di persone, soprattutto vecchi, donne, bambini, che erano quelli che poi erano rimasti, non hanno potuto scappare. Degli episodi di una crudezza indescrivibile accadono anche ad Arce. Arce è una delle lenti dei morti che l'avvocato Ferdinando, mio Ferdinando Corradini, ha recuperato, spulciato di tutti i morti, perché anche questo bisogna dire. Una fonte completamente o quasi ignorata dagli storici, soprattutto da quelli di professione, sono i libri mortuori. I libri mortuori sono quei libri, quei registri in cui il sacerdote annotava il decesso dei suoi parrocchiani. Ma non è in tutte le volte un semplice atto come quello che si poteva fare al comune, perché il sacerdote inserisce dei particolari che ti fanno ricostruire non soltanto la storia di quel decesso, ma anche la storia della comunità. Quindi chi si appresta a fare una ricerca di questo tipo non può ignorare la consultazione dei libri mortuori. I libri mortuori di Arce ci dicono, per esempio, che nel maggio del 1799 vengono uccisi, tra gli altri, due persone. Perché mi hanno colpito queste due persone? Perché uno si chiama Filippo Vannucci, e sapete quanti anni aveva? 90. Io la domanda che faccio è questa: ma quando insegna può costituire un uomo che ha 90 anni? Io voglio anche capire, nel corso di un combattimento, magari di una buglia, di una zuffa, si venga a morte sugli opposti bersagli, ma mi riesce difficile credere che un uomo di 90 anni prenda la sciabola e vada ad insegnare i francesi che passavano, perché aveva tutto l'interesse a fare in fretta. Perché dovevano abbandonare la terra di lavoro, dovevano andare a Roma, dovevano proseguire verso il nord d'Italia. E perché? A marce forzate, perché l'armata austro-russa di Suvarov aveva già sconfitto un paio di volte l'armata napoleonica, quindi aveva tutto l'interesse a fare in fretta. La stessa deviazione che hanno fatto per andare a Casanare è incomprensibile, perché hanno perso tempo. Però lì c'era il vino, c'era il bottino, e quindi. Ecco perché quando le cronache coeve vanno dei predoni transalpini, è meglio credere che non sia tanto sbagliato, insomma, il termine. Ma torniamo ad Arce, quindi viene ammazzato tra gli altri questo Filippo Vannucci che aveva 90 anni. Ma c'è una cosa ancora più sconvolgente: il sacerdote Arcisio annota.